diciamo guarda che è un po' articolata le nostre funzioni tra la direzione tecnico-scientifica e il dipartimento di Ancona e il dipartimento di Macerata, perché il servizio inquinamento atmosferico e qualità dell'aria a seguito di una ristrutturazione che è andata in porto il 1° luglio dello scorso anno è dipendente del dipartimento aria di Macerata. Non ho molto da aggiungere, comunque opera ovviamente su base regionale, quindi informati è qua. E non ho molto da aggiungere alla descrizione che è stata fatta dal sindaco sulla successione degli eventi. Noi siamo intervenuti chiaramente abbastanza ridosso delle prime importanti segnalazioni, e cioè nella giornata della serata del 12 alle 18.30 siamo stati comunque chiamati, sostanzialmente sollecitati dalla Polizia Municipale, e i nostri tecnici referiti sono andati presso la referente alla raffineria a raccogliere quelle che erano le informazioni per quanto riguarda gli eventi che erano in corso, presumibilmente a causa degli effetti d'origine molesti che erano stati segnalati. E in effetti appunto dal sopralluogo è emersa la presenza di questa forza consistente di greggio al di sopra del tetto galleggiante di un serbatoio che diciamo non è per quello che ci è stato descritto e comunque eravamo già a conoscenza a seguito della verifica che abbiamo svolto nei mesi di gennaio e febbraio a supporto di ISPRA per quanto riguarda la valutazione dell'autorizzazione integrale ambientale. Era un serbatoio in dismissione, nel senso che non veniva utilizzato, lo stavano diciamo scaricando per provvedere all'effettuazione successiva di tutta l'attività di bonifica, e per come ci è stato descritto dall'API, adesso poi ci sarà la necessità di svolgere ovviamente degli approfondimenti tecnici, perché in questo momento non è chiara la dinamica esatta che ha portato a questo diciamo raffinamento di questo greggio. E constatato questo, chiaramente noi abbiamo iniziato ad attivarci per un monitoraggio molto stretto degli elementi tramite le nostre centraline della rete di monitoraggio di qualità dell'aria. In realtà poi abbiamo fatto anche, c'è stato dal 12 c'è stato una specie di pausa, nel senso che il giorno 13 in realtà non ci sono pervenute delle segnalazioni direttamente dalla polizia, dall'ente comunale, e comunque il giorno 14 invece ci sono state altre segnalazioni da parte della polizia municipale, quindi ci siamo nuovamente recati alla raffineria per comprendere se nel frattempo poi era successo diciamo qualcos'altro. Invece è stato confermato che l'attribuzione diciamo della provenienza sostanzialmente di questi fenomeni di origine molesti era assolutamente dovuta alla presenza di greggio sul serbatoio. Da quel momento la nostra attività è stata quella di affiancare diciamo un tavolo tecnico per fornire tutti i dati che servivano per poter agli altri enti per poter esprimere collegialmente diciamo le valutazioni necessarie alla gestione di questo problema. Il dottor Cartigiani forse può descrivere in maniera più generale anche quelli che sono gli elementi che vengono valutati dalle nostre centraline e in qualche modo la funzione di queste apparecchiature per quanto riguarda il sistema rete qualità dell'aria della nostra attenzione. Lascio la parola al collega. Buonasera a tutti. La rete di rilevamento della qualità dell'aria pone una particolare attenzione, credo, da diversi anni alla zona di Falconara, in quanto, come sapete, c'è la centralina alta sua.
Verso queste prestazioni vengono elevati gli inquinanti che sono condivisi, diciamo, dalla raffineria, perché trattano la materia prima che poi da origine, con quelli del traffico regolare. In particolare le emissioni attualmente monitorate in termini di qualità dell'aria delle centrali comprendono ossidi di azoto, benzene, idrocarburiotami, acido solfitico in particolare. Perché questi, perché al di là di quelli che possono essere i contributi da traffico, possono esserci contributi importanti derivanti da attività o incidenti o anomalie a carico della raffineria. In questo caso l'incidente che è avvenuto, l'anomalia, la cattiva, il cattivo funzionamento, ha consentito alle centraline di determinare in maniera molto tempestiva, secondo me, l'evento proprio attraverso dei traccianti tipici del fenomeno che si è verificato, ovvero l'emissione di sostanze volatili, con particolare riferimento alla determinazione specifica presso le stazioni del benzene e in via generale di un parametro che viene chiamato idrocarburi totali volatili non metallici e che consente di dare una stima della totalità degli idrocarburi volatili che vengono diciamo, a determinarsi in concentrazioni apprezzabili in aria. Le misure delle centraline hanno iniziato a dare dei valori, come si dice, al di fuori della normalità per la città di Falconara a partire dal 12 aprile, con un iniziale interessamento, forse più importante, un po' più significativo per la stazione di Falconara Acquedotto, ma poi rapidamente con discorsi di venti da nord-ovest, la centralina più bersaglio delle emissioni prodotte da quell'evento è stata quella di Falconara Scuola, con effetti diciamo un po' più ritardati e meno intensi presso la centralina di Falconara Alta. A partire praticamente dal 14 aprile abbiamo preso parte a questo comitato tecnico, a questo tavolo, e nel corso dei giorni successivi, a partire dal 12 fino ad oggi ed ancora in questo momento, abbiamo impegnato il personale presso il Dipartimento di Ancona per procedere a un monitoraggio continuo e una valutazione abbastanza ravvicinata dei dati rilevati dalle centraline. Normalmente le validazioni che noi portiamo avanti sono quotidiane, avvengono la mattina intorno alle 8:30 per tutti i dati rilevati nel giorno precedente. Essendosi verificato questo evento e tenuto conto dell'importanza che ha assunto per la popolazione, soprattutto su segnalazioni di tutto il comitato tecnico, questi aggiornamenti delle concentrazioni rilevate anche ai fini della visibilità e quindi in termini di informazione alla cittadinanza sono state prodotte soprattutto nell'orario che va dalle 8 di mattina fino alle 6-7 della sera o comunque fino a quando si è avuta e si ha l'evidenza di concentrazioni che tendono a essere superiori alla normale diciamo, concentrazione nell'aria che si rileva nelle città e si aggira intorno a 1, 0,5, 1,5 nei programmi di metropolo, se andiamo nelle grandi città anche più alte, ovviamente, sempre per effetto del traffico, e quindi un altro supporto maggiore a questo tavolo tecnico nel ruolo che abbiamo è stato questo di fornire dei dati il più possibile tempestivi. Contemporaneamente abbiamo messo in campo delle misure manuali nella zona che in parte erano già avviate da circa un anno, ovvero analisi con campioni di torri passivi in diverse zone di Falconara, sempre di composti organici volatili, al fine di avere un quadro d'insieme in termini di informazioni sulle sostanze che possono essere rilevate nel corso, diciamo, del tempo in una zona che è industriale, non solo per l'ABI ma anche per altre attività.
e quindi si è sovrapposta questo tipo di attività nell'interesse anche di dosare quelle che potevano essere le altre sostanze, compresi nel famoso idrocloroforo Tari, e che ci ha consentito in prima analisi di avere l'identità di un'altra serie di sostanze di tipo idrocarburico, anche non aromatiche, quali pentano, esano, metacino, diciclesano, diciamo tutti composti che da un punto di vista come si dice medico, e lo dirà meglio il dottor per tagliamento, il dottor Mariattini, sono meno importanti, ma comunque non li abbiamo fornite in termini di informazioni. I signori sono dei dirigenti degli enti preposti, quindi non si posso capire la contestazione a me. Voce! Domande che successivamente con piacere vorrei salvare la discorso. Grazie, lascio la parola a Lazur, area Massa 2 e servizio salute. Rappresentante dal dottor Morbidoni, il dottor Tagliamento e il dottor Furia, delegato dal dottor Furia. Dottor Filippetti, voce! Allora, come altri siamo stati interessati, diciamo, da questo processo nella giornata in maniera significativa, nella giornata di sabato, quando il fenomeno, diciamo, si è manifestato e quindi si è passati a un lavoro di tipo integrato. Il problema che ci si è posto è stato quello immediatamente di cercare di capire quali punti di riferimento prendere rispetto all'inquinamento che veniva registrato e ciò che l'ARPA, diciamo, con i dati che poteva mettere a disposizione, che cosa potesse essere maggiormente significativo. In questo caso avevamo, come già stato detto, principalmente gli idrocarburi totali non metallici e il benzene. Le caratteristiche tossicologiche e per il fatto di avere rispetto a questa sostanza comunque qualche indicatore di riferimento, abbiamo preso come tracciante il benzene. Però il problema ha comunque alcuni aspetti da chiarire. Relativamente al benzene, noi abbiamo una normativa di fondo, che è una normativa che prevede
un limite relativamente alla rilevazione di media di tutto l'anno, che è capito? Se ti metto 23 ore a 20 gradi e un'ora a 150, la media è 26 gradi e mezzo, per cui ti sembra estate Tenerife, ma te il giorno dopo non ci arrivi. Bravo. Allora non parliamo di media, parliamo di concentrazione, fateci capire cosa abbiamo respirato. Per rifare un po' tutto il ragionamento, poi siamo qui a forza. Sto dicendo che tanto siamo stati d'accordo con quello che adesso ha detto il cittadino, che in realtà, se voi avete visto i comunicati, nei comunicati e in altre strutture, noi non abbiamo fatto assolutamente riferimento a quella legge. Perché non abbiamo fatto riferimento a questa legge? Perché il limite di questa legge, che è una legge italiana, è evidente che non ci poteva aiutare a valutare ed eventualmente prendere delle decisioni rispetto a una situazione in cui avevamo di fronte un evento, diciamo, possiamo considerarlo acuto, breve, però con delle concentrazioni più elevate. Quindi noi non abbiamo usato quella legge come riferimento, anche se questa è l'unica legge che potevamo avere come riferimento, ma ci sembrava che questo sarebbe stato, esattamente come ha detto il signore lassù, una presa in giro. Quindi, cercando di descrivere il processo decisionale che abbiamo preso. Non è un processo decisionale facile, per cui, però mi sembra opportuna questa occasione per spiegarlo. Ovviamente avrà i suoi limiti. Noi lo abbiamo fatto nella nostra piena consapevolezza, io in particolare, di dover aiutare a prendere delle decisioni. Quindi, almeno su questo, insomma, poi valuterete, valuterà chi deve valutare e cercheremo di fare comunque sempre del nostro meglio. Però questo è un dato evidente, cioè quello, questo è tant'è vero che voi non lo ritrovate. Dall'altra parte, un altro elemento, diciamo, di riferimento per il benzene, che ricordo è un cancerogeno per esposizione cronica. Quindi, però siccome mi sembra di ricordarlo anche in questa sede, insomma, quindi quel tipo di valore nel tempo può eventualmente aiutare ad avere, diciamo, una relativa tranquillità rispetto all'esposizione cronica e quindi agli aspetti più bassi. Altri elementi di valutazione che potevamo avere, ma che chiaramente non potevano essere più applicabili, erano i riferimenti, diciamo, che si usano
in prevenzione nei luoghi di lavoro, cioè per esempio per i lavoratori dell'API, ma in questo caso i limiti sono di circa 50 volte superiori a quelli che noi abbiamo usato. E anche in questo caso, essendo una popolazione selezionata con altri tipi di caratteristiche, evidentemente potrà essere provato. Abbiamo reperito in letteratura un punto di riferimento che non è un limite, è una, come possiamo dire, viene definito un livello minimo di rischio. Sono diverse, diciamo, le società scientifiche di riferimento, due o tre che tentano questo tipo di approccio, non sono italiane, sono in questo caso statunitensi. Ringrazio in questo i colleghi, in particolare per l'epidemiologia ambientale dell'ARPA, perché abbiamo in qualche modo insieme cercato di fare questa valutazione. E sostanzialmente cosa cercano di fare? Di stabilire dei livelli minimi di rischio che consentano, nel momento in cui nelle premesse cercano di tutelare rispetto alla popolazione generale e quindi non solamente a, cioè quindi anche alla popolazione fragile, quindi anche alla popolazione fragile, di mettere, diciamo, comunque dei livelli di indicazione. E quindi anche un'esposizione a livelli, diciamo, un po' superiori a quelli, diciamo, che sono indicati come riferimento, non implicano il verificarsi di, cioè sono i limiti più tutelanti che comunque abbiamo in qualche modo trovato. Non hanno il significato di un valore soglia: se sto sotto sono sicuro, se sto sopra mi succede qualche cosa. Ovviamente hanno una stima probabilistica e proprio nella loro definizione sono degli strumenti, vanno considerati come strumenti di selezione, di attenzione, per decidere dove e come osservare in senso molto più stretto dei fenomeni che stanno accadendo, al fine di aiutare le decisioni in sanità pubblica. Quindi ci sembrava che questi potessero essere quelli più adatti per aiutare in una situazione che oggettivamente aveva delle difficoltà decisionali per una serie di motivi proprio questi. Ora, questo tipo di strumento, diciamo, che abbiamo utilizzato prevede tre livelli, diciamo, di intervento a secondo che l'evento che si monitora dura fino a 14 giorni, tra 14 giorni e tempi, diciamo, più lunghi e poi più lunghi ancora, e progressivamente abbassa questi limiti. Ora noi abbiamo preso in considerazione, visto quello che avevamo davanti, quello che è il limite, diciamo, il valore di valutazione rispetto all'evento fino a 14 giorni. Ora, relativamente, diciamo, alla quantità, alla concentrazione media giornaliera in ognuno dei giorni in cui è avvenuto l'evento, noi abbiamo avuto nelle centraline, chiaramente, di Falconaralta e Falconara Acquedotto, siamo stati sempre assolutamente molto molto sotto. Relativamente a relativamente invece alla centralina di Falconara Scuola, che è quella che è stata complessivamente decisamente interessata, abbiamo avuto sempre valori medi giornalieri più bassi, tranne che martedì 16, in cui è stato il giorno chiaramente più pesante, in cui abbiamo avuto un valore di 28,7 microgrammi, che è un valore di riferimento. Complessivamente in tutto questo periodo, diciamo che la fase di bonifica l'hanno finita ieri sera, oggi e domani stanno finendo di rimuovere quelli che sono le scorie sul tetto, e quindi è possibile che ci sia, diciamo, ancora qualche elemento di rialzo. Infatti, per esempio, nella giornata di oggi abbiamo il valore fino
fino ad ora sono stati, fino alle 3 erano, diciamo, valori di base. Poi dalle 3 alle 4 c'è stato un modesto picco, credo che adesso stia ritornando giù. Probabilmente qualcosa del genere ci potrà avere anche domani, comunque siamo alla fine del mondo. Questo è quando, diciamo, rispetto al medico che abbiamo studiato. Gli idrocarburi monoclinici sarebbe stato ancora più difficile fare una valutazione, perché oggettivamente su questo, anche rispetto ad aspetti psicologici o altro, abbiamo avuto non ci sono dei limiti delle cose, soprattutto con un mix che non si sa bene che cos'è, quindi risulta, insomma, ancora più difficile fare un monitoraggio che abbia un senso per aiutare quelle che possono essere le decisioni. Un altro aspetto che vorrei trattare è quello relativo al significato di quelle frasi, diciamo, che abbiamo sempre messo relativamente agli effetti sanitari. Ora, noi abbiamo monitorato in maniera sistematica, diciamo, gli eventi che potevano essere significativi con il 118 e con il pronto soccorso in corrente, che è l'ospedale di riferimento, e oggettivamente ci sono state date delle segnalazioni. C'è stata una segnalazione, due segnalazioni di guardia medica qui a livello locale per fenomeni, diciamo, di carattere limitato oppure associabili, ma anche con problemi magari di paura, di ansia. Adesso stanno pervenendo, ho visto, insomma, che sono pervenute, almeno a noi sono pervenute in maniera, diciamo, posteriore, delle segnalazioni di fenomeni irritativi, in particolare nella giornata del 16, in alcune zone di Carbonara, dei fenomeni irritativi transitori delle vie aeree e degli occhi, verosimilmente relati non al benzene, ma probabilmente agli altri, da parte del carbone. L'altra cosa che vorrei esprimere, no, visto che c'era stata una richiesta di chiarimento relativamente al discorso dell'alleggiamento. Allora, questo tipo di inquinamento non è un inquinamento che dà dei fenomeni primariamente di tipo irritativo molto, molto violenti. Quindi, relativamente comunque a queste le indicazioni proprio in questo caso ci sono, non sono quelle di chiudersi in casa, ma cercare l'inquinamento è il tipo pubblicitario, no? E questo anche è un problema di prendere altri tipi di decisioni, cioè se fare o meno degli interventi, diciamo, di protezione civile, no? Di varia natura e di varia, diciamo, di intensità, però sulla di altro tempo. Noi abbiamo monitorato in maniera molto stretta il fenomeno, da quando, insomma, si è capito anche un po' meglio che in realtà da quello che veniva dichiarato, come sembrava all'inizio, sono poi le cose si sono dimostrate essere diverse. Nella serata, cioè, è chiaro che al termine della giornata di lunedì, che è stata una giornata decisamente significativa sicuramente per tutti i cittadini di Falconara e anche per noi, cioè, insomma, avere tutto il sistema,
poi ne parlerà magari il collega della protezione civile, abbiamo anche ipotizzato una pianificazione di questo genere. La cosa che abbiamo comunque valutato era di eventualmente fare una pianificazione e vedere un attimo se comunque quella che era l'andamento della bonifica, perché il problema vero di questo, purtroppo la tematica più importante rispetto a quello che è accaduto, e in questo ritengo che il sindaco abbia fatto bene a non fermare assolutamente nulla delle lavorazioni dell'API, era quello di assolutamente nel minor tempo possibile far fare la bonifica, cioè eliminare la fonte, perché una cosa sono i problemi e quindi questi saranno valutati e consumati per esempio come e le responsabilità. Una cosa è che succedeva di cercare di gestire. Ma perché il sindaco poteva decidere se fermare i lavori o no? Certo. No, chiedo, perché lui ha detto che non ha poteri, quindi chiedo. Ma ho chiesto, scusate, ho fatto una domanda. Scusate, io diciamo credo, come ha fatto il collega dell'ARPA, di aver dato alcune indicazioni insomma di carattere generale e cioè specifico, ma insomma di carattere generale di come ci siamo comportati e perché cercando di spiegare. Lascerei alla fase delle domande insomma poi il ritorno rispetto a quelle. No, scusate, voi che avete rilevato tutte queste cose, no? Non è venuto un attimo pensato voi dell'ADL, dei più delle scuole, dei non fa gli allenamenti fuori al campo, atletica, queste cose qui, dopo quattro giorni le associazioni sportive hanno ritenuto opportuno di non fare ginnastica o comunque quello che era, e le scuole con i ragazzini dentro, termosifoni accesi e le celle chiuse, voi dell'ASUR non è che vi veniva pensato, oh ragazzi, però visto che c'è sta cosa ci esponiamo un attimo, che almeno si può i bambini stare un attimo anche lì a casa. No. Shh.
problema delle scuole, in effetti cioè non è che la scuola è un ambiente di vita esattamente come il resto delle abitazioni. Sì, ma i carrozzi qua gli accesi non li tiro io. Dalla valutazione di carattere, diciamo, di esposizione, oggettivamente in queste condizioni non c'erano differenze tra quella che poteva essere l'istituzione lavorativa e quella che poteva essere l'istituzione scolastica, per il tipo di purtroppo di situazioni che si sono trovate davanti. È stato corretto rivolgersi al servizio protezione civile
che ha operato un intervento di coordinamento e di integrazione dei vari ruoli istituzionali. Ognuno ha cercato almeno di fare al massimo il suo lavoro. In che senso? Nel senso che innanzitutto c'è stato l'intervento e il coordinamento della prefettura, che ha sempre seguito ogni singolo passaggio. Poi era importante capire direttamente dalla ditta la tipologia del problema, le metodologie di intervento e le tempistiche di risoluzione, ma non fidandosi completamente di ciò che diceva la ditta, ma attraverso l'intervento dei vigili del fuoco, che sono stati sempre presenti per verificare se tutte le operazioni che venivano indicate fossero effettivamente eseguite in questi termini. A supporto del sindaco bisognava capire, visto che prima di tutto la ditta ha indicato che gli effetti sarebbero stati solo interni e così non è stato evidentemente, verificare attraverso delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria gli effetti concreti, perché la percezione è un aspetto importantissimo, il fatto che uno viva male è sicuramente una cosa da prendere in considerazione. Purtroppo poi c'è un aspetto legato alla quantificazione concreta del dato, e qua una degli aspetti positivi, diciamo, della promozione è che abbiamo almeno 3 stazioni di monitoraggio alle quali riferirci, e queste hanno dato una copertura in termini di picchi orari e medie giornaliere. Sulla base delle ricadute, il collega Giuliano Tagliavento, il più generale del Servizio Sanità, hanno dovuto prendere decisioni molto difficili, e ripeto il concetto, in assenza di normative nazionali che avrebbero consentito e obbligato a fare azioni, e quindi riferendoci a normative tecniche che provengono addirittura dagli Stati Uniti. Tutto ciò, ma qual è la decisione che è stata presa? Tutto ciò è servito per arrivare a delle decisioni molto difficili, molto difficili. Quali sono state prese questi giorni? La decisione di non intervenire con un intervento di evacuazione, che è stata una decisione sofferta. Avete deciso di non fare niente qui. Evidentemente dovremo rispondere, e quindi risponderemo sia voi, ai consiglieri e tutti i soggetti che porteranno a analizzare come ci siamo comuni. Ho finito qui, grazie. Lascio la parola un attimo alla professora Storia. Siamo state già date moltissime, successivamente a questo breve discorso, ma piuttosto per raccontare ai consiglieri commissari e ai consiglieri di tutto il Consiglio Comunale, per raccontare e descrivere meglio le vicende accadute con gli occhi di un amministratore comunale che allo stesso tempo è cittadino naturalese, ma non solo, perché sono padre e vivo in questa città. Mi rappresentano
intervento in parte differente da quello istituzionale che giustamente è tenuto a fare il sindaco. È del tutto evidente che vi sia stata grande attenzione e preoccupazione anche tra le mura domestiche della mia famiglia. Alla salute dei miei familiari. È chiaro che abbiamo spiegato a tutti la mia vita. Questo è chiaro. E nessuno nega la forte pressione ambientale che subisce la città e i suoi abitanti, né lo ha mai negato in questi anni. Ebbene, in questi giorni, che io richiamerei giorni di agonia, la mia anima di padre è stata
Presso il Ministero dell'Ambiente e appunto è prevista per il 20 di questo mese una conferenza nella quale il Comune di Falconara deve esprimere un parere. Quale? Abbiamo usato di tempo, è una cosa proprio che da tanto che si sa. Amministrazione comunale, nel procedimento di riesame dell'AIA deve acquisire le prescrizioni del sindaco di cui è l'articolo 216 e 217 del Regio Decreto del 1934. Numero 12747, con la quale è stata nuovamente richiesto il contributo ASUR ai fini dell'espressione del parere del sindaco, preso atto che il comune è in attesa della risposta della suddetta ASUR, e considerato inoltre che dal giorno 11 aprile 2018 il territorio del comune di Falconara Marittima è interessato da esalazioni maleodoranti causate da operazioni eseguite dalla ditta sul serbatoio di K61, il sindaco e i componenti della giunta si confrontano sull'argomento e decidono all'unanimità di esprimere un parere non favorevole alla conferenza dei servizi del 20 aprile 2018 riguardo al procedimento di esame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale. Pertanto si delibera di dare mandato al sindaco di esprimere il proprio parere non favorevole relativamente al riesame complessivo dell'AIA. Questo a completamento di quello che nei giorni scorsi alcuni commissari della Commissione Ambiente avevano in qualche maniera contestato nei famosi strumenti di comunicazione internet e social network. E se non c'era le puzze? Credo che questo sia un parere che esula sicuramente da quello che è accaduto in questi giorni, perché espresso un parere che è sempre stato in linea con i pareri espressi dall'autorità pubblica di sanità. Pensate.
nei precedenti pareri inerenti a conferenze di servizi per tutte le industrie in salute sul territorio comunale, ha sempre in via preliminare interpellato le agenzie e quindi le massime autorità in termini di salute pubblica, e pertanto si è ovviamente sottoposto e ha accettato giustamente le valutazioni e le indicazioni di queste autorità. Grazie. Il mio intervento chiedo che a conclusione dello stesso e di quelli degli altri consiglieri, per quanto riguarda la parte che interessa la situazione sanitaria, chiedo appunto l'apporto scientifico del professor Mirko Fanelli. Il contributo di Roberto Cenci. Essi, rappresentanti del Comitato Malaria di Andaverte Onlus, sono stati identificati come autorevoli interlocutori dalla Prefettura e da ARPAM e ASUR in occasione dell'incontro del 13 aprile scorso. A questo proposito consegno ai componenti della Commissione questa iniziativa di proposta affinché la Commissione stessa approvi e impegni il Sindaco a consegnarla il 20 aprile alla Conferenza dei Servizi, conferenza il cui svolgimento è stato appreso casualmente venerdì scorso durante l'incontro in Prefettura e di cui il Consiglio Comunale è stato tenuto all'oscuro.